Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Oggi parleremo di pensioni di invalidità. Dalle ultime ore, infatti, è più semplice ricevere i soldi dall'INPS. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace su questo video per supportare il canale. Dicevamo dunque che l'INPS nelle ultime ore ha reso più semplice la modalità di pagamento delle pensioni di invalidità per via dell'accredito in banca. La novità è arrivata in una recente circolare. Per il pagamento delle pensioni di invalidità dunque non servirà più inserire il codice IBAN sul sito dell'INPS, un'operazione che spesso ha creato diversi problemi ad alcuni pensionati. Quindi questa disposizione però è valida solo per coloro che sono già titolari della prestazione pensionistica. Lo ha chiarito l'INPS con la circolare numero 3483 del 22 ottobre 2020. Il dubbio era sorto dopo le disposizioni che prevedono dal 1 novembre 2020 l'aumento delle pensioni di invalidità per gli incivili totali e per gli inabili al lavoro. L'INPS quindi ha voluto semplificare la procedura per i beneficiari che devono presentare tale domanda. Come già specificato negli scorsi giorni, i pensionati di invalidità al 100% e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge avranno l'adeguamento riconosciuto in automatico, quindi tale categoria non dovrà presentare alcuna domanda. Invece per tutti i soggetti titolari di pensione di inabilità ex legge 222 del 1984, l'adeguamento sarà attribuito solo a seguito di una richiesta dell'interessato che deve essere presentata attraverso il canale telematico, quindi attraverso il sito dell'INPS. In questo caso non va più, come abbiamo specificato poco fa, riportato il codice IBAN perché è già presente. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020, la decorrenza in presenza di tutti i requisiti di legge sarà riconosciuta, come abbiamo spiegato nei precedenti video, dal 1 agosto 2020. In tutti gli altri casi la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Quindi il pensionato che dovrà inserire i dati utili per la richiesta non è più obbligato a inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento se riceve dall'INPS una prestazione economica di tipo pensionistico. I pensionati hanno comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento, quindi possono modificare il codice IBAN oppure scegliere un'altra modalità di pagamento. A tal fine, ricorda l'INPS nella circolare citata, si evidenzia che per importi superiori ai 1000 euro la corresponsione del beneficiario può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici, ovvero conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio e carte di pagamento. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, un saluto a tutti.